fammi far Matri, dai, così salutiamo Matri, sennò la Fede chiama, sennò la Federica chiama la Costanza e dice: ma perché Bobo non lo... si è fatto la barba il leone. L'ho tolta, l'ho tolta. Allora oggi la Federica chiama oggi la Federica chiama la Costanza e dice: ma perché Bobo non fa entrare mai Matri nella diretta? Questo ci rimane male. Ma no, no, io sono allora spettatore, a me piace stare dietro le quinte, sono un autore io, con Rosario. Rosario mi stuzzica. Porca sia, oh, mamma mia. No, Pippo, cazzo, era carico, eh. Pippo raccontai aneddoti, era carico. Aneddoti ragazzi, ma sai quando ce ne abbiamo? Io mi ricordo l'estate, quando butti fuori tutto l'estate. Perché durante l'anno sei silenzioso, ma l'estate con le bimbe, con cose, butti fuori tutto. Sì. Fede, Fede, c'ho Fede in casa che mi guarda. Stai zitto, fa casino. Mamma mia, padre. E bimbe dormono, no? Sì, Ma anche Sofia? A che ora va a dormire la Sofia? 9:30, 9:30, no, 10, Sofì 10. Bea c'ha l'interruttore, 9:30 morta. Casa Yeah. da sola, sì. Wow. Comunque adesso ti racconto io un aneddoto, Bobo, che intanto ne raccontano tutti. Come io ho conosciuto te. Tu tanto non te lo ricordi, di giocare nel Prado, sai in cazzo tu, dove, chi, quando ci siamo conosciuti. Io, allora, sono la prima volta, mi sono Aspetta, parecchio. dico a tutti quanti, sai come ti ho memorizzato io? Sul telefono? Matri, giocatore Cagliari. Allora, quando lo cambio più, lo lascio così. Tu pensa che ci siamo conosciuti 6 anni prima, però vabbè, niente. Comunque, a me piaceva andare a Milano Marittima a Pasqua, no? Ho fatto 2 o 3 Milano Marittime, tra virgolette, normali, come comuni mortali. Poi Broccolo, mister, mi prende simpatia. Allora, il mister, non lo so, il mister mi prende simpatia, non so perché, io ero in primavera del Milan, lui in prima squadra. Allora, la prima volta vi trovo, no, lo trovo alla Brasserie, voi andavate sempre alla Brasserie. Allora mi vede, dai, vieni in Milano Marittima, vieni a Pineta con noi. Bellissimo, Rosinco, la serata bella con voi, tutti, sembrava un sogno. L'anno dopo, allora, confidenza un po' di più con il mister, gli scrivo, gli dice: guarda, a Pasqua sono ancora sono qua a Milano Marittima, mister, Cristian, io non ci sono, chiama Bobo. Crisi, allora io non ti conoscevo, panico totale, io ero con mio fratello e dico: ma io devo chiamare Bobo, ma io non lo conosco, io ho vergogna, io mi vergogno, allora ci sentiamo tu, sì, ok, a mezzanotte ci troviamo alla rotonda lì del Caffè Milano, lì la rotonda, Bar della rotonda, sì. bar della rotonda, no? Io alla rotonda, mio fratello e altri 2 miei amici, arrivi tu, io suggestione. Tu neanche tu sapevi chi cazzo fossi, ma chi gioca nel prato di voi? Chi gioca nel prato? Adesso con te, allora, io faccio io, vabbè, andiamo dentro, ci porti al Pacifico. Ci fai, raga, state qua un attimo, io vi aspetto, cioè state qua un attimo e tra un po' andiamo su. Io e i miei amici non ci siamo mossi da dove ci hai detto state qua un attimo perché avevamo paura di non trovarti più e non ci portavi più su. E da lì è iniziato, diciamo, un po' tutto. Un po', vabbè, io con Cristian Broccolo, sai, l'amicizia. Sì. Poi è iniziato tutto con noi. Però lì siamo passati dalle cucine, sempre, per noi era... Sì, Mica, dal c'era di un tizio fuori dietro. al Pineta, pelato, e lasciava sempre fuori il mio amico. Sempre, Sì. sempre, sempre. Anche con te, con Broccolo, lui sempre fuori. Ma Nicola dov'è, Bobo? In che senso dov'è? No, Non l'ho visto stasera. Stasera è... scrive, scrive, mamma, scrive. No, ma non l'ho visto in diretta. Non l'ho visto in No, abbiamo diretta. fatto prima, ora lo faccio, dopo di te faccio lui e poi faccio il cammellone a Dani. Due bottiglie e tre Calcio con la bicchieri. F. Calcio con la F, mica. Calcio con la F. Football. Lele, calcio con la F. Non conosco un giocatore di quello che dice. Io sono ignorante, cazzo. Fuori dal Dico. calcio italiano sono una capra. Lo so, lo so.
ho visto con Antonio. Antonio li conosce tutti, ragazzi. Antonio, sì, ma lui è malato anche lui, eh? No, anche Antonio si è preparato. Poi, poi quando non sa un giocatore, non sa com'è, chiama Lele e Lele gli spiega tutto. Lele ti spiega qualsiasi giocatore, dall'A alla Z. Ma infatti io non capisco perché queste squadre di calcio non lo prendono. Non riesco a capire. Lui ha rifiutato. Poteva andare col Mancio, con Mancini, così. Una squadra può prenderlo per fare, non lo so, l'osservatore, non lo so. Ma lui sa tutti i giocatori. Ma lui la fortuna di una squadra di calcio. Argentina, Brasile, non conosco un giocatore, non lo conosco. Lui la fortuna di un club, lui. Perché lui te le dice prima che esplodono, perché quando esplodono tutti sanno che quello è bravo, grazie al cazzo. Dimmelo un anno e mezzo prima, però. Lui te le dice A me aveva detto di quello del Sassuolo, Boga, appena arrivato, sai, sì, era del Chelsea, però non l'ho mai visto. Cazzo, Boga è un fenomeno, proprio. Fa sì, 2000 all'ora, fa 7-8 tunnel a partita. Ti prende per il culo, non sai neanche... Non sai da dove passa, fa 8 tunnel la partita. Fenomeno. Sì, eh. No, no. Però vedi, loro li conoscono tutti, cazzo. Sa tutto, sa tutto. Lui e Antonio sanno tutto. Tu ti stai informando? Stai studiando un po', no? Un giorno sì, un giorno no. Dovevamo fare il corso insieme, cazzo, adesso. Vediamo, da ora vediamo. Secondo me dopo l'estate, dai, lo rimettono. Dici? Ma sì, ora no, ora ci sono altre cose più importanti da fare, anche la federazione deve fare altre mille robe. Secondo me da settembre-ottobre, insomma, vediamo, beh. Vediamo che succede. Ti do dei consigli, ti passo i bigini, ti passo io come costruire da dietro, e tu... Ma non è meglio palla subito lunga? Così si fa meno fatica? Se c'eri tu, sì, ma se ci sono altri, la voglio fare. Io ho avuto la fortuna di avere Zerbi all'inizio, dicevo, boh, non m'arriva, ci mette un'ora ad arrivare. Invece dopo l'ho apprezzato perché arrivava tutto costruito, ma ti arrivava come diceva lui. Sì, ma è bravo lui. Per essere giovane è molto preparato, molto. Sì. E sono, sai, con gli anni capisci molto anche queste cose, perché all'inizio lavori... Tutto distinto, lavori tutto. Fammi arrivare la palla, dammi la palla. Sì. Se va bene, faccio gol. E a me poche volte andava bene, però. Chi c'è adesso? Lei è l'una. No, ora faccio Ventola, poi se c'è Callon, faccio Callon e poi ma faccio. Ma Callon lo trovi. Callon inizia male 4 se cerchi Callon. Callon faccio fatica a trovarlo, non capisco perché. E poi perché faccio. Non c'ha la V blu. Si capì bravo, non si capisce. Poi dopo faccio Lele verso Luna, perché ho detto Lele Luna è pronto, cazzo. Lui Sta vuole scrivendo, fare. sta scrivendo tutto. Lui dice da l'una alle due in poi io ci sono, vuole fare il notturno. Io ritorno alle 5 comunque. Rosario mi vuole alle 5. Rosario alle 5 mi vuole. Comunque è dimagrito Rosario. Sì. Anche Silvio l'ho visto dimagrito. Chi? Silvio. Non sta nella televisione. Io Silvio, ho fatto un FaceTime con lui, vedevo solo gli occhi oggi. ma il salame che ci ha regalato, ce l'aveva in No. casa, mica, mica, Ho mica li ha. mangiato tutto da solo, il salame, così era. Zio. Incredibile. Quindi lei è le 12 e mezza. Adesso chi è che c'è? Nick, ma non si è vestito per usare No, stasera no. Ora faccio Ventola 20 minuti, poi faccio Callon se riesco a beccarlo e poi faccio lui verso l'una, dai. Tra una Tre rete. giorni di fuoco, eh. A parte me, ospiti importanti. No, tutti importanti, bomber, tutti importanti. Buonasera, Ronnie, fenomeno, Tutta cazzo. gente seria, tutta brava persona. L'importante è quello. Poi parlano di vissuto, che nessuno Sì, parla eh. di Lo so. cose, di spogliatoio, che nessuno sa cosa succede lì dentro. Lo so, lo so. Quello che si può dire. E quello è il problema. Se si può raccontare anche l'altro è meglio. E quando mi dice Pippo, raccontiamo, io devo pensare a cosa No. facevamo. Sì, si può raccontare, no, non si può raccontare. Guardate, in camera insieme tu e Pippo, sempre? Abbiamo fatto Under 21 Nazionale A, 15 anni in tutto.
Lui... Pippo ha messo anche la 10, perché una volta mi ha criticato a me per la 10, ma... Perché lui voleva io volevo il 9, dice, ma io la 10 non la voglio. Io dice, io non la voglio il 10, prendete il 10. Mi ricordo. Io Sassuolo c'era la 10 o la 17, allora ho detto prendere la 10. No, la 17. Sono d'accordo. Non per... Mi riconosco che la 10 su di me è merda, però vabbè, però, l'ho presa. Però è un bel numero il 10. Sì, è bello, è bello. Dai, fammi vedere un po' Nicola. Domani chi hai domani? Hai già fatto una scaletta o... Allora, domani c'ho Mariano Di Vaio. Ah, cazzo, ti butti sullo style. Che lui è blogger, modello, imprenditore. Lui c'ha più di 6 milioni di followers, Mariano, quanto no, lui ha fatto, lo conosco. Sì, lui ha fatto la campagna Dolce Gabbana. Figo lui, eh. No, adesso ha fatto anche le magliette per l'Italia Unita, sì. Su Now, il suo e-commerce. Sì, quindi c'è Mariano domani, Di Vaio, che è un grande personaggio. Poi ti racconto, perché io con lui è successa una roba strana, ma mi sa che era 5-6 anni fa più o meno, ero in spiaggia, in acqua Formentera, però lo racconto domani. Lo racconto domani. Sicuro. Ti ha chiesto la foto e gli ho detto vai via. Lo racconto domani. Conoscendoti, perché sì, vai, no, dopo. È una roba... Domani lo racconto. Io quello che dico di te, prima ho raccontato come ci siamo conosciuti a Prato, ma hai dato confidenza all'ultimo anno di Cagliari, I primi anni era ciao, dopo la fine. Confidenza si dà con calma, Ale. Con calma, infatti io ho imparato vivendo. Con calma, mi sa che sono un po', capito, strano io. Giusto, no, ma anch'io sono così, però... Con calma. I 6 anni era ciao e io neanche facevo alzare la mano. Sì. Io sì, Prato, sempre Prato. Io diceva però, ma perché lo porti in giro lui? No, bravo ragazzo. coglione. Quindi domani c'è lui. Poi? Poi forse faccio Ignazio... Vabbè, Nicola. Nicola. Ignazio Moser, forse domani. Ignazio Moser, cazzo. C'hanno il vino loro, cazzo. Ma lui è a Trento ora, Sì, lì c'è il vino. Con la Cecilia. O faccio lui domani o dopodomani. Damante, Andrea. Domani tutti i modelli, fighi, tutta gente che c'è in giro. La roba di... Pettorali, palestre, pesi. Domani è fitness. È settimana domani fitness. Roba di fitness, roba di... Capito? Modelli. Vabbè, Nicola che fa anche lui. Nicola Ventola che fa pesi, fa il modello. Ora io ho chiuso una campagna, devo fare una sfilata, Nicola, con tutto l'olio addosso. Vediamo. È l'amaro lucano. Poi domani vediamo se c'è oba, ma quando... ora sono le 7 della mattina, quindi è troppo presto per... Allora in Cina, no? In Cina, oba. Lui sta con la sorella di Mario, mi sa, infatti. Mario mi diceva in Cina, ma in Cina sono le 5 del mattino. Lo so. Vediamo... Alle 5 ci sono io. 5 sei tu. Forse Crespo, Hernan, vediamo se riesco a beccarlo. Vediamo, dai, domani ci inventiamo qualcosa. Malino? Scusa, Diamantino? Scusa. Diamantino ci ho parlato stamattina. Non so che ora è là, ora devo capire un attimo, dai. Cazzo, è zona tua lì, Australia, sì. Ora sono le 9 della mattina, mi sa, le 9:10, no, vediamo, dai. Facciamo domani. Lui vedo che alla mattina alle 10 fa la diretta con qualcuno, mi sa le 9, le 10 della... Okay. Vediamo, dai, allora stasera ci penso, domani mattina faccio un po' di chiamate, vediamo se ci sono, dai. Vediamo se torna il pupone. C'è due risate, dai, col Francesco. Ridere un po'. Due, devi buttare in mezzo, sennò Luca Toni, devi buttare in mezzo un po' di... Bravo, dai. Ma tu e Luca avete mai giocato insieme? Nazionale. Ma insieme? Insieme? Mi sa di no. No. Tu e lui davanti, raga, la palla non toccava a terra, No, mi stanno... Io e lui no. No, o giocavo io, giocavo lui. Il Bori, anche il Bori vogliamo, Sì, dai, vediamo se lo fa domani. Guarda chi c'è, Demiral, cazzo. Demiral, il centrale più forte
da adesso in poi il centrale più forte dei Emirati, Bobo. Ci ho giocato insieme a Sassuolo, è una bestia. Sì, È il nuovo Chiello. Ti mena. Ti spacca in due. Ti spacca in due. Poi lo guarda e dice, non t'ho toccato. Non t'ho toccato. Turco, figa, un animale. Troppo forte. Va bene. Vai, ci sentiamo noi. Chiamo Nicola, poi dopo li chiamo Nicola, te verso le, quattro. A me alle 4, metto la sveglia. Ciao. Ciao, babbo. Ciao. Oi.